Tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video, come sempre rubrica di Calcio Collection, ma puntata particolare perché oggi parleremo più che di calcio, di un canale che parla di calcio e quindi parliamo di arte, parliamo del Marchese Bianconero. Ovviamente parlando di arte e delle sue foto che sono artistiche, meravigliose, fantastiche. E proprio per questo motivo abbiamo interpellato, anzi ho interpellato il più grande esperto di arte italiana e della storia, quindi abbiamo interpellato Vittorio Sgarbi. Vittorio Sgarbi, che cosa te ne pare, insomma, cosa ne pensi del Marchese Bianconero? È meraviglioso, è sublime, è una performance. Quanti artisti avrebbero voluto farla? Insomma, direi che le parole sono abbastanza chiare. E dunque, a questo punto a me non resta che fare la piccola premessa e poi partiamo ovviamente col video. Attenzione! Visto l'elevato contenuto di sexitudine, si raccomanda la visione di questo video soltanto alle donne single, in quanto se siete impegnate, fidanzate o sposate, potreste innamorarvi del Marchese e lasciare il vostro uomo. Grazie per l'attenzione. Oh, iniziamo subito col botto, guardate la bellezza, ecco, qui dovete capirla l'arte, no? Cioè lui è proprio, è un'opera d'arte vivente veramente, cioè guardate la perfezione di questo sguardo, no? Di questa elasticità facciale alla Jim Carrey, cioè fantastico, fantastico, ecco qua abbiamo un look più basilare, alla Full Metal Jacket, no? Però guardate. Questa sua capacità di trasformismo che poi vediamo, addirittura è passato da Full Metal Jacket a Forrest Gump in una foto, cioè bellissimo, fantastico. Questa è proprio una galleria che io credo che prima o poi il MoMA di New York me la porterà via, però mi rendo conto anche, guardate qua, guardate qua, guardate qua, qua bisognerebbe avere degli esperti che ti spiegano per filo e per segno. L'arte, guardate qua la soddisfazione, questa foto scattata al lavoro, la soddisfazione di aver appena finito di lavorare. Questa dopo il lavoro si vede proprio la soddisfazione di chi sa di aver fatto bene il proprio lavoro. Bellissimo. Guardate anche qua, oh, qua ha fatto appena fatto un video con me, ho visto Fuori Rosa TV. Guardate la soddisfazione, meraviglioso. Che qua in live, qua sembra proprio che stia pensando con chi sto parlando. Infatti, credo che era in live con Stefano Bianconeri. Infatti, si dice: ma con chi cazzarola mi tocca parlare? È così, così. Guardate qua lo sguardo truce, fantasmagorico con la quale fa innamorare le donne. Questo è sicuramente lo sguardo che ha fatto innamorare Delio De Posman, sicuro. Guardate anche qua, guardate qua, cioè è impossibile non amarsi, non amarlo. In un momento del genere proprio, cioè tu pensi la sera, lui è davanti alla televisione, ti arrivano, ti guardi questa foto e stai meglio, sicuramente. Guardate qua, lo sguardo di sexitudine. Ecco, questa è una foto su cui è meglio fermarci un momento, perché qua nasconde una cosa importante da dire, cioè fate sport, il messaggio importante, fate sport. Fate sport come appunto Marchese Bianconero che lo fa ed è meraviglioso. Guardate qua che bello che è, cioè stupendo. Guardate qua lo sguardo fiero, la brave art, cioè l'incredibile tornare da uno sport, da un film all'altro anche, cioè qua brave art, cuore in pace. E qua anche, cioè qua siamo proprio a un livello meraviglioso. Come vedete, guardate l'elasticità facciale, sembrano i pinguini di Mr. Popper qua, però fantastico. Guardate la soddisfazione nella sua mimica meravigliosa. Guardate qua, cioè io so che Nino JFC non può fare a meno delle sue espressioni tutti i giorni, se no non dorme. Guardate qua, questa è meravigliosa. Questa bisognerebbe prenderla, metterla in una cornice e esporla al Louvre, proprio perché è fantastica, è fantastica. Anche questa qua proprio un misto tra Rugani e Bentancur quasi, no? Cioè, come si fa a non innamorarsi di un uomo così? E qua modello Fassone, qua è fantastico, perché qua ti dà proprio la sensazione di Fassone dopo che ha speso 40 milioni per André Silva quando lo poteva pagare praticamente 2,50 euro. Però ecco, la sua espressione, proprio quella, guardate qua questa espressione meravigliosa, meravigliosa. E qua chiudiamo questo video con questa qua che è
l'apoteosi, felice, sereno, capisce, sa di essere un'opera d'arte vivente, e allora è giusto che tutto il popolo mondiale possa goderne della sua, dico, tanta bellezza, insomma. Ragazzi, quindi io ho finito purtroppo le foto del Marchese Bianconero. E niente, io spero che questo video vi sia piaciuto, mando un saluto proprio al Marchese Bianconero e ragazzi, al prossimo video, ciao a tutti.